Musica e spettacoli dal vivo, giochi di luce, intrattenimento per tutte le età irromperanno nel centro storico di Città di Castello sabato 6 luglio con la terza edizione della Notte Fucsia. A partire dalle ore 18:30 sarà festa vera nella serata più divertente e frizzante dell'estate, con i monumenti, le piazze, i corsi e i negozi rigorosamente colorati a tema che accoglieranno grandi e piccini in un'atmosfera coinvolgente e piacevole, sottolinea l'assessore al commercio e al turismo Letizia Guerri, presentando l'evento che sarà organizzato dal Comune con il Consorzio Procentro e il supporto di Aurora Eventi. La Notte Fucsia torna a Città di Castello, un centro che sabato 6 luglio a partire dalle ore 18 si animerà con tantissime iniziative, musica, intrattenimento, spettacoli, ma anche menù a tema nei ristoranti, intrattenimento e divertimento per tutte le età e per le nostre famiglie. Una serata che dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni torna e torna rilanciando con tante novità all'insegna del divertimento e della vivibilità di un centro storico che per l'occasione sarà interamente vestito di fucsia, per cui l'appuntamento è sabato 6 luglio a partire dalle ore 18 nel centro storico di Città di Castello. Sì, l'iniziativa che come ogni anno nasce e si realizza in collaborazione con il Consorzio Procentro vede la collaborazione delle attività commerciali del centro storico sia negli speciali allestimenti in una fucsia edition di tutte le vie del centro, ma anche in menù a tema e attività di ristoranti e bar. Un legame, quello con le attività commerciali, che prosegue, che ovviamente ringraziamo per la costante e fattiva collaborazione in un'estate, quella tifernate, che già a partire dal mese di maggio si concluderà solo in ottobre, con tantissimi eventi e una programmazione che costantemente rende vive le nostre piazze e le nostre strade. Dopo il successo delle prime due edizioni, la Notte Fucsia di Città di Castello promette di sorprendere ancora con una festa diffusa, che toccherà tutte le piazze e i corsi principali della città. Lo shopping sotto le stelle nei negozi del centro storico aperti per l'occasione, gli spettacoli, la musica con i DJ set, l'animazione per i bambini con artisti di strada e gonfiabili, faranno da cornice a un percorso tra le piazze e i palazzi nei quali sarà possibile curiosare tra i mercatini, scoprire ricette ispirate alla serata nei ristoranti e nei bar, mangiare e bere a passeggio con lo street food. Il colore fucsia dominerà le vetrine delle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa, mentre la musica itinerante avvolgerà le vie principali, portando ovunque allegria. In ogni piazza ci saranno a tutte le ore tanti giochi, rappresentazioni e spettacoli funambolici. Punti fotografici e street food completeranno l'offerta della serata. Immancabile, ancora una volta, sarà la parentesi dedicata alla sensibilizzazione su temi di interesse sociale, a cominciare dall'attività del Centro Antiviolenza Medusa. Siamo arrivati alla terza edizione della Notte Fucsia, un appuntamento, possiamo dire, oramai già consolidato per l'estate non solo della nostra città ma dell'intero comprensorio della Val Tiberina. Una Notte Fucsia che chiaramente si rinnova con tanti nuovi spettacoli, con un accorgimento ancora maggiore per quanto riguarda le scenografie, perché veramente vorremmo che il nostro centro per quella sera sia totalmente colorato di fucsia, quindi ci avremo dei spettacoli che ci permetteranno di realizzare anche questo obiettivo. E poi, come sempre, tante attrazioni per i bambini, ma anche per le persone più grandi, tanta musica, DJ, con spettacoli che arrivano sia dall'ambito locale, ma anche da fuori, quindi veramente sarà un momento aggregante di divertimento e pieno. Partiremo dalle 18, dove bar e ristoranti faranno anche aperitivi e menù a tema, e poi la serata si svolgerà fino alla mezzanotte, quindi ecco, ci sarà tanta musica e tanto divertimento.